sono ancora posti qui davanti, per chi è in difficile da dietro. Ringraziamo molto mio fratello, peccato che sia del Toro, perché si è capito. Si è capito. Io sono anche un fumatore di sigaro, quindi tutto sommato mi trovo in una medianità ancora accettabile. Diamo adesso la parola a Diego Fusaro, che è l'autore in particolare di questi due libri citati, ma di molte altre opere, e quindi ci piace molto che adesso lui possa parlarci, seguendo il filone molto interessante che ci ha consegnato il buon fratello rispetto a queste vicende del tempo, del capitalismo e della nostra vita, e soprattutto per ridare un po' di fiato, diciamo, facciamo una 12ª tesi di Feuerbach al futuro, e quindi la parola a Diego Fusaro. Grazie anzitutto per avermi invitato a parlare di Marx questa sera, perché di Marx ultimamente si parla abbastanza poco e male, devo dire. E partirei dal titolo che è stato proposto per questo incontro, Marx è il nostro tempo. Forse il titolo potrebbe anche essere rideclinato come Marx è il nostro tempo, nel senso che per chi come noi ritiene che Marx abbia una sua validità anche oggi, forse il rapporto con Marx teorico e pratico non è così secondario o marginale. A questo proposito io partirei da quello che diceva a suo tempo quello che considero uno dei più grandi filosofi del Novecento, cioè Lukács, che è stato di Marx uno degli allievi più eterodossi e brillanti, tutto sommato, il quale Lukács diceva che l'intensità e la profondità del rapporto che si ha con Marx è di fatto la pietra di paragone per giudicare il proprio rapporto con il mondo. E lo diceva ormai parecchi anni fa. Ora, se questa frase ha una sua tenuta oggi, bisogna dire che il rapporto che si ha con il mondo è abbastanza debole e mistificato, nel senso che il nostro mondo sembra aver rimosso definitivamente il pensiero di Marx, nel senso che, già dicevo prima, si parla pochissimo di Marx e male. Nel mio libro Bentornato Marx ho provato a mostrare come in realtà di Marx oggi si parli soltanto per metterlo a morte, essenzialmente. Cioè Marx viene presentato come un filosofo ormai sorpassato, un pensatore ormai destinato a stare negli scantinati della storia, un pensatore ormai invecchiato, un pensatore ormai fuori moda addirittura. Per cui il paradosso del discorso ideologico intorno a Marx oggi è quello di un pensiero che appunto proclama continuamente la morte di Marx, in realtà per metterlo a morte. Io nel libro provo a porre un dubbio che avrebbe detto Cartesio, un dubbio iperbolico. Ma non sarà forse che dietro a questi continui e sempre reiterati annunci della morte di Marx non si nasconde in realtà un esorcismo per mettere a morte un pensatore che è più vivo di tutti gli altri e che forse è la sola possibilità per criticare profondamente il nostro tempo e per mostrarne le contraddizioni? Non sarà forse che quando si dice che Marx è morto si sta in realtà dicendo che Marx deve morire, deve essere messo a morte? Non sarà dunque un esorcismo con cui l'apparente decesso di un autore in realtà è soltanto un mezzo per metterlo definitivamente a morte? E quindi Marx oggi, se badate al dibattito contemporaneo, tende a essere una presenza non soltanto ingombrante, ma spettrale, perché Marx è tanto più presente quanto in realtà più viene dichiarato morto e superato. Ed è anche paradossale questo, perché io mi occupo di filosofia e raramente capita che si senta parlare di filosofi superati o invecchiati. Nessuno si sognerebbe di dire che Immanuel Kant è un pensatore fuori moda o superato, o peggio ancora che Platone e Aristotele sono fuori moda. Come mai invece intorno a Marx vi è questo particolarissimo rito di dichiarazione di morte e di superamento, potremmo dire? Come mai per di più il dibattito intorno a Marx non avviene mai nei termini di un pacifico confronto, ma assume sempre i tratti di uno scontro ideologico tra i sostenitori e tra i nemici di Marx? Perché appunto non è possibile riflettere serenamente in questo autore? Qui sta forse, come dicevo, uno dei tratti fondamentali di quella eccedenza di senso che Marx ancora ha per il nostro tempo. Il nostro tempo, appunto, in questo senso potrebbe essere definito il tempo di Marx per eccellenza, un tempo che è tanto più di Marx quanto più pretende di liberarsene definitivamente dicendo che Marx è morto. Dicevo prima che di Marx non si parla o se ne parla male, perché non se ne parli mi sembra evidente, se ne parla pochissimo, raramente viene citato soltanto per essere messo a morte, ma anche gli apparenti sostenitori di Marx, attenzione, lo citano spesso in modi abbastanza capziosi e tutt'altro che neutri o fedeli al messaggio originale di Marx.
Faccio alcuni esempi che possono aiutare a capire quanto sto dicendo. È uscito qualche anno fa un libro di Attali, che si intitolava Marx, lo spirito del mondo, che apparentemente sembrava essere una rivalutazione completa di Marx nell'epoca della globalizzazione. Ma in realtà il lettore ermeneuticamente accorto si può benissimo capacitare, leggendo quel testo, del fatto che in realtà non è un recupero di Marx e della vis critica, polemica, anticapitalistica di Marx, ma piuttosto è un tentativo di mostrare come l'attualità di Marx sta tutta nel fatto di essere un profeta della globalizzazione e nulla più. Marx come teorico della globalizzazione, Marx come teorico della mondializzazione del mercato. E appunto, ma quale Marx è questo che ci viene restituito da autori come Attali? Ma se ne potrebbero citare moltissimi altri che si muovono sullo stesso terreno. E un Marx, appunto, come ha detto molto bene, secondo me, il filosofo Slavoj Žižek, un Marx decaffeinato, cioè un Marx privato della sua vis anticapitalistica, cioè un Marx reso in qualche misura compatibile con il nostro tempo e quindi con il mercato, con la globalizzazione e così via. Faccio un altro esempio che può essere utile. Nella quarta di copertina del mio libro, Bentornato Marx, è stata scelta, non da me in verità, una frase tratta dall'Economist, no? L'Economist. Financial Times. Dal Financial Times, scusate. No, dal Financial Times, in cui si dice che la conoscenza delle teorie economiche di Marx forse avrebbe potuto permettere ai nostri economisti e politici di evitare o perlomeno di attenuare l'attuale crisi del capitalismo. C'è appunto un uso di Marx come alleato strategico del capitalismo per evitare le crisi e per tutelarne la tenuta in qualche misura, che è l'esatto opposto di quello che pensava Marx evidentemente, no? E così via, si possono citare altri esempi. L'Economist fa discorsi di questo tipo, l'Economist che, come sapete, è l'osservatore romano della globalizzazione, di fatto, in qualche misura, no? E quindi Marx viene proposto come semplice alleato possibile del capitalismo. Lo stesso pensiero neoliberale, che più propriamente sarebbe opportuno chiamare pensiero unico, nella misura in cui demonizza tutto ciò che non rientra nel pensiero neoliberale, appunto, fa di Marx un uso altrettanto ideologico. In che senso? Nel senso che Marx viene presentato, e dirò di più, esaltato come teorico dell'estinzione dello Stato, che guarda caso è il sogno del pensiero neoliberale, cioè gli automatismi del mercato privati di ogni sorveglianza politica e statale. Quindi ancora una volta si usa Marx come alleato strategico dell'ordine del mondo, Marx decaffeinato. Tanto più che perfino chi utilizza Marx in maniera critica per criticare la struttura dell'esistente, la morfologia del reale, il capitalismo globale, per intenderci, lo fa sempre in una prospettiva certo critica, ma al tempo stesso antimarxiana. In che senso? Nel senso che oggi è in uso condurre le critiche più radicali del sistema capitalistico, dicendo che genera sfruttamento, genera alienazione e via discorrendo, ma al tempo stesso si correla sempre a questa tesi la tesi della intrasformabilità del mondo. Cioè, viviamo pur sempre in un mondo orribile, composto da contraddizioni, infettato da varie contraddizioni, ma al tempo stesso non è possibile avere un mondo altro rispetto a questo. Non è possibile uscire dal mondo in cui siamo situati, che è appunto in qualche misura una variazione sul tema dell'undicesima delle tesi su Feuerbach. Marx diceva: i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo. E oggi invece sembra prevalere il rovesciamento di questa tesi. Si è finora trasformato il mondo, dobbiamo limitarci a interpretarlo, voi anche criticamente magari, però appunto non è mai messa in discussione l'intrasformabilità del mondo stesso, in cui il mercato diventa una vera e propria divinità monoteistica in qualche misura. E su questo voglio tornare, perché uno degli aspetti che Marx aveva ben chiari nel suo sviluppo di pensiero era proprio la tendenza feticistica e monoteistica del mercato, che tende inevitabilmente, e nell'attuale crisi dei mercati più che mai, a diventare una vera e propria religione. Il mercato è l'oppio dei popoli, ancor più che la religione intesa in senso tradizionale oggi. E appunto questo è il contesto in cui ci troviamo. Si critica radicalmente il capitalismo, magari richiamandosi anche a Marx, ma poi si dice sempre che non è possibile uscirne. In qualche misura il capitalismo si basa proprio su questa ideologia, in fondo. Permette la critica, anche radicale, ma al tempo stesso neutralizza la possibilità della trasformazione. Il capitalismo, del resto, non si contrabbanda come una realtà perfetta o la migliore possibile, ma
ma semplicemente si presenta come inevitabile, si presenta come un destino fatale che non può essere superato. E questo appunto è il nostro orizzonte storico in cui, per usare ancora una volta le categorie di Lukács, che è un filosofo a me molto caro, viviamo tutti in quella condizione che lui chiamava dell'hotel abisso. Cos'è l'hotel abisso? L'hotel abisso è, dovete immaginarvi, un grandioso hotel costruito su una cascata, su un abisso, dove ogni tanto è lecito affacciarsi a guardare l'abisso, quindi i drammi del capitalismo, lo sfruttamento, l'insensatezza del mercato, le nuove guerre coloniali e così via, ma al tempo stesso poi ci si può sempre ritrarre negli agi mercatistici, nel flusso delle merci all'interno della propria confortevole stanza sull'abisso, senza mai far valere la critica trasformatrice che invece il pensiero di Marx, unione di teorie e prassi, aveva fatto valere. Tutto questo per dire che